Quindi ho già smantellato il Napoli con Higuaín. Che cosa devo fare? Ok, allora, è un momento delicato perché Fius Gamer ci ha risposto. Sentiamo. Prendici Vasigno, non lo prendere Insigne, per favore. Non la voglio, non la posso, non posso vedere Higuaín con la maglietta della Roma, ma non è Insigne, mi dispiace. Insigne è più un simbolo napoletano. Higuaín, neanche, non lo devi. Mosca, fa una cosa, rescindi il contratto, Higuaín, è una bella cosa. No, Insigne neanche, Così faccio una bella sfida, boh. Ciao. No, Iscrivetevi a Fuse Gamer, ragazzi. no, è spam clamoroso qui. Che poi c'ha più iscritti lui da me. Che schifo. Allora, giusto per l'ultima cosa che ha detto, non lo so. Allora, pensiamoci bene. Dobbiamo fare una scelta che deve poi portarci a fare una grande stagione. Serve un giocatore che ci faccia fare il salto di qualità. Joasinho ha sicuramente delle caratteristiche molto interessanti, però in squadra con le sue caratteristiche potremmo avere un Maximin della situazione. Insigne è più giovane, ci costa 3 milioni in più, però mi dispiace Fius. Più forte di me. No, 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 non vi voglio sentire proprio. Tanto sono sicuro che voi avreste fatto la stessa cosa. Quindi, Insigne. Salve a tutti, ragazzi, e finalmente bentornati con un nuovo episodio di Carriera. Non so quando, cioè, non so perché ho detto bentornati, visto che non so quando avete visto lo scorso, e quindi potreste averlo visto ora. Volete, cioè, magari andate sul canale e poi siete venuti a vedere questo. Ma comunque, allora, diamoci qualche tono, perché adesso sono sicuro che è sfondato l'audio, infatti lì è tutto blu. Volevo dirvi intanto, rapidissimamente, prima di parlare di questo episodio, che vi ringrazio, ragazzi. Siete come al solito fantastici sotto ogni video di carriera, lasciarmi sempre i commenti, i consigli per il calciomercato. E poi sembra banale dirlo, ma io vi ringrazio anche sempre per i complimenti, che sono sempre ben accetti. Poi volevo anche dirvi che mi state chiedendo in molti di essere salutati e io a ognuno rispondo, ve lo ripeto anche in questo episodio, che verrete salutati in ogni Fact Time come al solito e quindi anche nel prossimo che spero di portarvi a breve. Detto questo, signori, siamo pronti oggi ad esordire nella stagione 2016-2017. Il calendario comunque l'avete visto qualche episodio fa, quindi non serve, ve lo faccio rivedere. Eventualmente andate sulla pagina Facebook, che lì c'è sempre. E partiremo al Dall'Ara con il Bologna. Allora, io però, prima di parlare di campionato, parlerei ancora di mercato, perché abbiamo altri 10 giorni di calciomercato, nei quali ho intenzione di fare qualche mossa in uscita. Perché? Allora, andiamo sulla rosa. Ah, intanto volevo anche farvi vedere due cose importanti. Allora, prima di tutto, il numero di maglia di Insigne, che si è preso, come vedete, il 22. I più attenti diranno sicuramente: aspetta, ma il 22 non ce l'aveva Fekir? Ecco, questo perché io ho deciso di cedere Fekir. Così. Allora, perché? Senza un senso, secondo voi? Assolutamente no. Voglio cedere Fekir perché è forte, è promettente, ma non. Cioè, se voi siete ben attenti, noi abbiamo preso Fekir all'inizio della scorsa stagione. Non, e alcuni poi l'hanno anche notato successivamente, che non è che io abbia dato tutto sto spazio a Fekir anche quando poteva. Addirittura quest'estate, teoricamente, io potevo anche puntare su Fekir. Invece, inconsciamente, sono andato a prendere altri giocatori. Quindi Insigne, quindi Maximin, quindi puntare su Ricci, quindi tenere Odegaard e non farlo partire in prestito. Insomma, poi leggete, qui ci sarebbe poi anche Szczęsny. E quindi, conti fatti, se io non punto un progetto, insomma, su Fekir, per me può anche partire. Tra l'altro, facendoci guadagnare parecchio. Ho deciso quindi di cedere lui, e non solo, o meglio, a titolo definitivo solamente lui, ma poi di cedere in prestito Benassi, che non penso trovi molto spazio, almeno in questi primi 6 mesi, quindi potremo darlo in prestito comunque per un anno. Perché abbiamo tanti centrocampisti, abbiamo anche Thiam che altrimenti non so quando giocherebbe, abbiamo, e tra l'altro deve crescere perché dobbiamo puntare anche su di lui, abbiamo Chan che l'abbiamo riscattato per 7 milioni che non sono pochissimi, quindi comunque dobbiamo farlo giocare.
E niente, quindi queste erano le due mosse importanti che volevo fare in uscita in questo episodio. Siamo pronti a giocare contro il Bologna. Prima volevo farvi vedere che ho deciso di alternare questi due moduli nell'arco di questa stagione. Quindi il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Potrei, per un attimo, ho pensato anche a mettere questo modulo come modulo di partenza. Però così facendo, come sapete, chiaramente rinunceremo a un centrocampista. E io, a differenza di quel che feci su FIFA 14, non voglio rinunciare né a Nainggolan, che vabbè non c'era, ma c'era Strootman, né a Pjanic. A Pjanic avevamo rinunciato quella volta. Quindi, visto che abbiamo tenuto tutti e due, abbiamo un centrocampo da puntare anche su di loro, e comunque Miralem è un giocatore fondamentale, tengo anche il 4-3-3. Però voglio che voi sappiate che come valida alternativa c'è questo modulo, che comunque, secondo me, potrebbe anche valorizzare di più determinati giocatori, e quindi magari potrebbe essere anche una chiave importante in questa stagione, visto che non siamo partiti proprio alla grande, abbiamo visto anche contro la Juventus la Supercoppa. Però per dimenticare quella sconfitta dobbiamo subito battere il Bologna, quindi non vedo l'ora di cominciare questa nuova stagione. Noi ci rivediamo allo stadio Dall'Ara di Bologna. È il 21 agosto e la stagione dei campioni d'Italia parte in trasferta. Come lo scorso anno si partiva al Bentegodi di Verona, quest'anno si parte all'Dall'Ara di Bologna. Partita importante per i giallorossi che vengono dalla sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Oggi propongono comunque una formazione molto interessante e soprattutto c'è il debutto, come avete appena visto in grafica, di Lorenzo il Magnifico, anche detto Insigne, prelevato per 25 milioni dal Napoli. Lui, che tra l'altro ha anche 25 anni, ha scelto il numero 22, che era di Fekir, perché sappiamo i vari discorsi di calciomercato, potrebbe partire Nabil per circa 20 milioni, ma poi vedremo. Questo comunque è il Bologna che ripropone un 4-3-3 a specchio rispetto a quello della Roma, e soprattutto c'è un ex con il numero 10 lì davanti, Mattia Destro. Sul numero 10 invece della Roma non c'è ancora, non so chi poi arriverà per vestire quel numero. Questi dunque gli 11 scelti da Mister Marconi, con praticamente tutti i nuovi arrivi, o almeno i più importanti, che scendono in campo titolari. Vi parlo chiaramente del portiere, che è Dragoschi, che molto probabilmente sarà il portiere titolare di questa stagione, ma comunque si interscambierà con Scuffet eventualmente. A sinistra Declan John, che ci ha lasciato un'impressione molto positiva nel precampionato, e soprattutto l'ultimo, ma non per ordine di importanza, Lorenzo Insigne. È tutto pronto per l'inizio di questa nuova stagione 2016-2017 col Bologna, che dà il calcio d'inizio. Partiti. Poi c'è il movimento largo di Declan John. Al centro Nainggolan servito, va la di prima per Insigne, c'è anche Higuaín al limite. Higuaín dentro ancora per il suo ex compagno di squadra al Napoli. Ha chiuso la difesa del Bologna. Sarà importante anche vedere l'intesa tra quei due, perché è la prima volta in stagione che giocano insieme. Loro chiaramente, come detto poco fa, hanno giocato al Napoli insieme per parecchio tempo. Ora Salah, c'è al centro Insigne, anche Higuaín. Salah la mette per Nainggolan, che arriva con la copertura. Nainggolan. Ancora centrale il tocco per De Rossi, quindi Pjanic, cioè il suggerimento per Higuaín, va dentro ancora Pjanic, intanto Sampdoria in vantaggio sul Cagliari. Arriva il primo gol di questa Serie A, lo ha segnato De Silvestri dopo 20 minuti, Cagliari che è una delle neopromosse di questa stagione. Attenzione, vediamo un po' se la Roma riesce a sviluppare una manovra con Nainggolan che cerca Pjanic, il pallone filtra, occhio a Miralem che la può mettere dentro, così prova a fare, ancora Pjanic dentro per Insigne, che aveva provato addirittura la sforbiciata ma ha cercato il pallone. Attenzione alla partenza di Salah, lo lancia Florenzi. Salah tiene il pallone in campo e parte. Occhio al motorino di Mohamed, che arriva sul fondo, la mette dentro per Higuaín. Cosa ha preso Ikonomu, ragazzi? Che è arrivato, era, sembrava in ritardo addirittura, ma è riuscito internamente a chiudere sul Pipita. Palla in calcio d'angolo, c'è Nainggolan fuori e Pjanic ce lo vede. Cerca un pallone però strano, Nainggolan la mette giù. Poi prova a calciare col destro, Mirante arriva. Salah la palla per Higuaín, ancora Mirante. 0-0 al Dall'Ara, partita interessante soprattutto nel finale. È anche vero che la Roma, anche lo scorso anno, aveva sofferto nella prima giornata, poi avevamo vinto al 93esimo con lo stacco vincente di Edin Dzeko al Bentegodi di Verona. Lo scorso anno, tra l'altro, questa partita finì 1-1. Torna da Gricevic, Baye, adesso manovra avvolgente quella del Bologna col pallone largo per Kraft, che la mette sul secondo palo, Dragoschi smanaccia. Poi De Rossi per Salah. Attenzione a questa azione però del Bologna che ci ha messo in difficoltà. Poi numero di Salah, riparte la Roma. Palla per Pjanic che cerca ancora la trivella e trova Salah. Movimento centrale di Nainggolan, quello di Higuaín. Salah finisce per terra, calcio di punizione. Quanto è importante questo giocatore, quanto è stato importante riscattarlo per spaccare in due la partita. E qui è stato decisivo in questa azione, decisivo anche nell'ammonizione del capitano del Bologna, che è Augusto Fernandez. Speriamo che nasca qualcosa di buono da questa palla inattiva sul pallone Florenzi. Vediamo un po' il cross di Ale verso Pjanic con Mirante che esce. Con le mani Florenzi per Mohamed. Ancora Salah, c'è De Rossi che arriva, tunnel di Salah, serviva Daniele, poi va alla limite per Buffal, limite Buffal, palla sul destro, caccia in porta Buffal! E ci va vicinissimo, a 20 dalla fine, sfiora il gol dello 0-1.
Il subentrato parte i turbe a cercare Castan di testa, mirante il calcio d'angolo. Riparte i turbe, parte questa volta verso Salah, che riesce a staccare ancora Antonio Mirante. Terzo angolo di fila per la Roma. Palla verso Buffal che non stacca. Masina di mano, calcio di rigore! Con la mano Masina si è visto da qui. Calcio di rigore per la Roma. E allora attenzione perché in assenza di Pjanic il rigorista è Florenzi. Contro Mirante. 84. È pronto Ale. Florenzi! Porta in vantaggio la Roma. Il primo gol della nuova stagione. Lo segna bello de nonna. Bologna 0, Roma 1. All'84esimo gol che zittisce il Dall'Ara, un gol oltre a essere meritato molto importante perché, come detto anche l'anno scorso, avevamo sofferto ma poi vinto a Verona contro l'Hellas. Quest'anno è stata un po' la stessa cosa, ma questi sono punti fondamentali. La partita non è finita perché l'anno scorso finì 1-1 e la Roma segnò tra l'altro nella finale, ma poi venne rimontata e quindi imbaglia dalla bandierina. Attenzione al Bologna che prova l'assalto finale. Anche Mirante in area, ma la prende Dragoschi. Che poi però lascia lì, non ci credo! Non ci credo! L'ha lasciata lì Dragoschi. Il Bologna ha trovato l'1-1. Ma cos'è successo? Ma voleva rinviare subito. Di sua spontanea volontà, voleva rinviare subito. Ha segnato Pulgar. È destino contro il Bologna. È destino contro il Bologna 1-1, un altro 1-1. Adesso non penso ci sia tempo per andarla a vincere, anche se noi non ne mordiamo. Proviamo a giocare gli ultimi palloni buoni con Nainggolan che fa l'apertura per Iturbe al centro di Higuaín. Iturbe salta l'uomo, si accentra Iturbe e poi non riesce a tornare ancora sul pallone, ma c'è Nainggolan. Chiama palla Higuaín, servito da John, la gira dentro per Buffal che non arriva a chiudere Crimi. Poi Buffal va sul pallone, c'è calcio di punizione per la Roma, quindi si può provare l'assalto finale sul pallone Florenzi. Bisognerebbe che tutti vadano avanti però. Sono in tre in area. Parte Florenzi. Il secondo palo. Buffal a staccare, poi c'è Nainggolan. Nainggolan, pallone che diventa buono per il ninja, che non riesce a calciare e quindi finisce la partita. Abbiamo provato in tutti i modi a tornare in vantaggio, ma purtroppo siamo stati sfortunati. Una beffa clamorosa nella finale. Dragoschi a rendersi protagonista, però non so. È stato veramente un qualcosa che non mi aspettavo, anche se non dobbiamo fermarci a questo pareggio, dobbiamo già guardare avanti alla prossima che sarà in casa contro il Torino. Peccato perché sicuramente potevano essere 3 punti importanti, ne abbiamo persi due e ne abbiamo persi, sottolineo, ne abbiamo per niente guadagnato uno. Comunque, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, Inter e Juve, che lo scorso anno sono state le nostre rivali principali, diciamo, hanno pareggiato tra di loro, tra l'altro, e quindi comunque alla fine abbiamo anche mosso la classifica. Adesso però volevo allenare Miralem Pjanic perché ho notato che ha una resistenza pessima. Offerte di mercato per Pjanic che non si tocca, ma per Fekir il Leicester offre 27 milioni. Allora vediamo un po', controfferta di 30, controfferta di 30 milioni, però ci può stare 27. Ho fatto la controfferta perché, come sapete, i budget poi ci danno sempre di più ancora. Ma la Lazio lo fa apposta, cioè ragazzi, non vogliono essere derisi nei miei video, cioè per forza, no? Comunque, allora, tralasciando queste cose, come sapete, dicevo, ci danno sempre poi di meno del guadagno del budget da investire sul mercato. Loro accettano, vediamo se Nabil accetta di partire, visto che anche lui si era lamentato per lo scarso impiego. Speriamo bene perché sarebbero 30 milioni importanti. Adesso avanziamo ancora alla volta della partita contro il Torino, però penso che ci abbiano sorteggiato il girone di Champions perché lì vedo partita spostata in alto. Ma una cifra proprio di partite spostate, quante so? Lo so che ho delle email non lette. Intanto dobbiamo anche fare i convocati. Allora, per quanto riguarda la parentesi Italia, io la porterò avanti sicuramente fino al Mondiale 2018, poi vediamo. Ma per il momento i convocati possono essere anche questi, quindi rimandiamo questi convocati qui. In ufficio però. Allora, l'azione finale su Keita, ma non ci interessa più. Giocatore venduto, Nabil Fekir, ottimo. Poi, partita spostata Inter-Roma di un giorno, vabbè. Idem per Roma-Sassuolo, idem per Roma-Verona. E quindi partite veramente spostate di pochissimo. Ah, Emerson, volevo ritocco di stipendio, non me lo ricordavo. Adesso andiamo un attimo a vedere però, perché penso ci abbiamo sorteggiato il girone di Champions League. E quindi andiamo su tabelloni. Champions Cup. Questi gironi, dunque, Barcellona, United, Marsiglia, Dinamo Mosca. Juventus, Porto, Besiktas, Basilea. Se la Juve non passa questo girone è scandaloso.
Bayern, Arsenal, CSKA Mosca e Celtic, Borussia Dortmund, Siviglia, Benfica, Copenaghen. Eccolo qui. Real Madrid, Roma, Lione, Ajax. È un girone che assomiglia, è leggermente più semplice rispetto a quello dello scorso anno, però assomiglia un po' a quello dello scorso anno. Con il Real Madrid che potrebbe essere il Barcellona della situazione, il Lione che potrebbe essere il Leverkusen della situazione, ma c'è anche l'Ajax. Quindi un girone in più, più interessante, più vivo, con il Real che è data già per passata, ma noi chiaramente vogliamo dimostrare tutto sul campo. L'obiettivo in Champions League, adesso non so quello che ci hanno prefissato loro, ma io mi pongo quello di passare il girone, visto che l'anno scorso non ci siamo riusciti. E poi vediamo quello che succede di partita in partita, perché possiamo beccare il Celtic agli ottavi, come possiamo beccare il Bayern Monaco. Adesso non so se ci hanno dato già l'obiettivo stagionale per no, ancora no, per la Champions League, ma poi ci diranno. Io sono curioso di vedere quale sarà la prima partita contro l'Ajax da loro, quindi in Olanda, all'Amsterdam Arena, l'esordio della Roma in Champions League. Sarà chiaramente un'annata che seguiremo insieme, perché è un'annata che potrà veramente regalarci emozioni, spero. Poi il Lione lo affronteremo in casa allo Stadio Olimpico, e quindi il giro di boa con il Real Madrid, partita che si giocherà in Spagna all'andata, e poi tutto il girone di ritorno che ci vedrà impegnati sempre contro l'Ajax, poi contro il Real Madrid, quindi due in casa di fila, e l'ultima, spero saremo già qualificati, contro il Lione. Detto questo, signori, andiamo a giocare contro il Torino, sarà l'ultima partita, non è vero mai, ci stavo dicendo l'ultima partita del 2015, perché va bene così, in realtà sarà l'ultima partita di agosto, ma non è importante, cioè non è una cosa da sottolineare, e quindi poi ci sarà l'ultimo giorno di mercato, che ci servirà soprattutto per cedere in prestito Benassi. Allora andiamo, visto che si sta lamentando sempre di più, a fare il nuovo contratto a Emerson Palmieri, visto che tra l'altro sarà il nostro secondo terzino in questa stagione, quindi giocherà molto di più rispetto a quella passata. Allora, vediamo cosa vorrebbe lui. 2 anni, ok, 30, diamogli, tanto abbiamo il big money. E poi piccolo bonus e giocatore per il turnover per il momento, perché non so che dirti, ma può essere che fai di più, però per il momento facciamo giocare il turnover. Allora, abbiamo un po' scolpito la rosa perché abbiamo ceduto Fekir. A questo punto però è chiaro che diventa il vice vero e proprio di Higuain, il nostro Maximen, che non so se sia pronto o meno, lo spero, visto che il nostro centravanti, diciamo, che dovrà fare questo ruolo. Poi c'è anche Ricci, no? Teniamolo sempre vicino ai convocati, Ricci, perché è un giocatore interessante. Magari con il Torino provo il 4-2-3-1, più che altro per fare un attimo un esperimento, tanto siamo ancora all'inizio. Chiaramente se vedo la partita si metterà male, non aspetterò di stare sotto 3-0, ma cambieremo. Per il momento noi andiamo allo Stadio Olimpico per giocare la nostra seconda partita di campionato e per cercare la prima vittoria.